Pasquali, ben ritrovati. Oggi è tornato a trovarci il nostro avvocato, grazie a Ciro Lenti per essere con noi. Grazie. Ormai a voi. Lo conoscete, con lui ci occupiamo spesso di controversie legate ai condomini oppure di controversie legate alla compravendita di case e terreni o di questioni ereditarie. Ma cominciamo subito con i condomini, avvocato. Tra le altre cose, spesso noi abbiamo ricordato la recente riforma del condominio, sì. I punti salienti, li ribadiamo ancora una volta, riguardano l'amministratore che ha maggiori, bisogna avere maggiori requisiti per ricoprire sì. questo ruolo. Poi gli animali domestici, insomma, non si può più porre il divieto di tenere nell'appartamento gli animali domestici, l'assicurazione obbligatoria e poi è novità anche per quanto riguarda le barriere architettoniche. Questa è l'architettura di questa riforma, ma ci arriveremo tra poco, perché vogliamo cominciare dall'interno dei problemi, perché poi è nella praticità della vita quotidiana che sorgono tante domande. Noi abbiamo recepito gli interrogativi dei nostri telespettatori e li giriamo a lei. Tra l'altro ricordo ai nostri telespettatori, qualora vogliano, possono intervenire e porre direttamente a lei delle domande. Quindi cominciamo subito con gli aspetti pratici. Ci chiedono quali sono le parti comuni del condominio. Ma non è tanto pratica come domanda, perché è una domanda generica, perché sarebbe stato penso più utile per chi ha rivolto la domanda dire: questa determinata parte del fabbricato è comune o meno, perché è un'elencazione che posso andare a fare in questo momento, è un'elencazione generica che poi comunque va vista nel caso specifico. Sicuramente fa parte degli elementi comuni del condominio la scala del fabbricato o la facciata esterna del fabbricato o la corte condominiale o il tetto, e ci sono anche tante altre parti comuni che poi vengono individuate non dalla legge ma dal regolamento del condominio, perché tale vengono definite dal regolamento stesso. Quindi nel caso specifico invito a chi ha fatto questa domanda a essere più dettagliato, cioè a chiederci se quella determinata parte del fabbricato rientra o meno nelle parti comuni, per rispondere, perché a quel punto si può fare un discorso più dettagliato. Un discorso estremamente generale lascia il tempo che trova, è più un discorso scolastico che non un discorso pratico, perché poi andiamo a vedere volta per avvocato, volta. Avvocato, era la prima di tre domande legate. Ah, ecco, più o va meno bene, vediamo allora se la seconda si va più sul dettaglio. Perché secondo me c'è un fine. Sì. Infatti poi ancora ci si chiede: la destinazione d'uso delle parti comuni può essere modificata a maggioranza? Allora, questa è una domanda che per la quale avrei necessità di avere maggiori ragguagli, perché cosa si intende per destinazione d'uso delle parti comuni? Destinazione d'uso, ad esempio, di una parte comune è se c'è un appartamento di proprietà di tutto il condominio che ha come destinazione d'uso quella dell'ufficio e lo si vuole cambiare a uso abitativo. Ma mi sembra un caso così poco attinente alle situazioni nostre, che forse probabilmente la domanda intendeva raggiungere una chiarificazione su elementi diversi rispetto allora, a questo. Allora, forse l'elemento detto, è questo, sì. Perché il condomino, ci si chiede ancora, può sottrarsi al contributo nelle spese se rinunzia al diritto sulle parti comuni? Credo che sia questa poi la sintesi. Beh, non c'è tanto legame, però rispondiamo anche a questa terza domanda. Allora, per quanto riguarda le cose comuni, non ci si può in linea di massima affrancare dall'obbligo della manutenzione e delle spese, a meno che non riguarda alcuni beni comuni particolari. Ad esempio, e qui torniamo a parlare della riforma,
per quanto riguarda la caldaia condominiale, la riforma ha precisato che il singolo condomino può anche staccarsi dalla caldaia condominiale, avere una propria caldaia e quindi un proprio impianto autonomo, senza l'obbligo di partecipare alle spese di fornitura del gas o di manutenzione ordinaria, però rimane obbligato per la manutenzione straordinaria. Questa è un'ipotesi in cui il condomino può effettuare la scelta di non partecipare in toto alle spese per la manutenzione della cosa comune. Ad esempio, questo non è assolutamente possibile per il tetto o per la facciata. Non si può dire: a me non interessa avere la facciata rifatta, non partecipo alle spese, o la parte della facciata che coincide con le mura del mio appartamento, non tinteggiatela, io non partecipo alle spese. Questo non è possibile. Quindi in linea di massima non ci si può sottrarre all'obbligo di partecipare alle spese per la cosa comune, salvo alcune eccezioni. E ancora, il condomino può eseguire opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune? Allora, no, in linea di massima no, e anche qui però dobbiamo andare a fare dei distinguo. Le può eseguire nella misura in cui quelle opere sono opere che si rendono necessarie per provvedere alla manutenzione urgente del bene comune. Faccio un esempio: se nel giardino c'è un albero che rischia dal momento all'altro di cadere, quindi è un pericolo per l'incolumità pubblica, il condomino può invitare l'amministratore del condominio a eseguire i lavori. Se questi lavori non sono eseguiti, può anche eseguirli autonomamente, si assume la responsabilità poi di dover provare la necessità di dover intervenire. Quindi si possono fare dei lavori semplicemente se si tratta di lavori urgenti di manutenzione che si rendono necessarie a tutela dell'interesse del condominio, dei terzi estranei, in questo caso però per ipotesi di incolumità, o a tutela del proprio interesse, quale proprietà esclusivo, dell'interesse della proprietà esclusiva all'interno del condominio. Quindi in casi di emergenza abbiamo capito. In casi di emergenza sì, altrimenti non è possibile realizzare ad esempio un manufatto nel giardino del condominio per per proprio uso. Esiste un principio generale, che è quello stabilito dal Codice Civile, per cui ogni partecipante al condominio, e più in generale ogni partecipante alla comunione, intendendo per dare anche quelle comunioni di beni che non sono i condomini, possono utilizzare la cosa comune purché questo utilizzo non pregiudichi il pari uso da parte degli altri. Sembra quasi un brocardo di Martin Luther King, però la mia libertà di utilizzazione finisce lì dove inizia quella degli altri, quindi ci deve essere questa compenetrazione dei rispettivi interessi. Avvocato, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Pronto? Sì, pronto. Ah, la sentiamo. Signora, gentilmente, se abbassa il volume del televisore, ci ascolta solo per telefono. Va bene, sì. Allora, volevo fare una domanda all'avvocato. Prego. No? Nel palazzo dove abito io, allora, hanno rotto una parete e nelle trombe delle scale e ci hanno fatto una porta per rientrare nel suo garage. Questo è possibile? Io penso di no. No, lo penso anch'io, signora, nel senso che non è possibile fare nuove aperture all'interno del condominio, a meno che non si trattava di un'apertura che già c'era e che era stata via provvisoria. No, e allora no. Non c'era. Non lo possono fare. Non lo possono. Ecco, questa l'hanno fatta abusivamente. Queste sono parte comune, come diceva lei. Sì. Che non è, sono sì, no, no, non può essere, no, non può essere realizzata un'apertura senza che ci sia una delibera apposita da parte dell'assemblea. No, nemmeno delibere ci sono. No, e allora lei può far valere come condomina il diritto
di contestazione, il che significa può scrivere una lettera all'amministratore invitando ad attivarsi a che si proceda con il ripristino dello stato dei luoghi, che significa con la chiusura dell'apertura arbitrariamente eseguita. Ho capito, io la ringrazio perché prego. Volevo una conferma. La ringrazio. Prego, prego, buona giornata. Grazie per averci telefonato. Avvocato, quindi insomma questa è la risposta sulle parti comuni, bisogna decidere. Sì, ho una mosca che mi... Vabbè. È l'assemblea poi condominiale che decide, sì, insomma, il da farsi. Per quanto riguarda, abbiamo parlato della riforma e soprattutto abbiamo detto che le modifiche riguardano il ruolo dell'amministratore, sì, diventa, sì, insomma, centrale. Andiamo per ordine. Quando va nominato obbligatoriamente l'amministratore condominiale? In quali casi? Quando il numero dei condomini è superiore a 8, prima era 6, adesso è diventato 8. Facciamo anche la differenza tra comune e condominio, quando si parla di comune, quando invece... Comunione. Di comunione, mi scusi, sì, è di condominio. Si ha la comunione in tutte le ipotesi in cui c'è un bene comune e non è un condominio. Il condominio riguarda, per espressa disciplina del codice civile, esclusivamente i fabbricati ad uso abitativo commerciale, e quindi non riguarda invece un terreno, ad esempio, in cui si può avere un'ipotesi di comunione ma non di condominio. È necessario che ci sia un fabbricato dove normalmente ci sono degli appartamenti, le persone abitano, ci potrebbe anche essere un fabbricato con locali ad uso commerciale, però deve avere sempre una vocazione abitativa. Quindi 8 è il numero minimo. Poi anche al di sotto di 8 si ha sempre un condominio se si tratta di un fabbricato con abitazioni, ma non c'è l'obbligo di nominare un amministratore, quindi non è una comunione, è sempre un condominio, ma senza l'obbligo di nominare un amministratore. Al di sopra degli 8 condomini c'è invece l'obbligo di nominare un amministratore. E cosa accade invece se l'assemblea non provvede a nominare l'amministratore? Se l'assemblea non provvede, cioè se i condomini non si riuniscono la prima volta per formalizzare la creazione del condominio, ciascuno dei condomini può rivolgersi al giudice perché nomini l'amministratore del condominio. Una volta nominato l'amministratore del condominio, sarà questo poi a dare impulso alla costituzione del condominio. Certo, diciamo anche che l'amministratore ha un ruolo e un incarico preciso. Quanto dura, quanto è la durata della carica dell'amministratore? Allora, non forse può... abbiamo una telefonata. Sì. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Da dove ci chiama? Immacolata. Sì, ci dice qual è la domanda per l'avvocato? Sì. Sì, siccome c'è il giardino condominiale, io vorrei sapere se il giardino condominiale può essere fatto l'uso capione, perché un condomino dice: io sono 40 anni che ho questo pezzetto, quindi è mio, di proprietà mia, ma il giardino è condominiale. Allora, l'uso capione sui beni comuni è estremamente controverso, ma in linea di principio è anche possibile nel caso in cui il condomino dimostri che lo utilizza in modo esclusivo e quindi non in qualità di condomino da oltre 20 anni. Quello è caduta la linea, sì, vabbè, tanto continuiamo, tanto ci sentirà. A beneficio della nostra spettatrice. In questo caso quello che deve essere provato non è il fatto di utilizzare il giardino, perché quello lo può utilizzare anche con l'animus, cioè con l'attitudine del condomino. Bisogna dimostrare che lo utilizzava con l'animus del proprietario unico di quel determinato spazio all'interno del giardino condominiale. Ad esempio, se questo giardino fosse stato
recintato e all'interno di questa recinzione non, negli anni non fosse entrato nessuno perché comunque era una recinzione, le chiavi del cancello erano soltanto nel possesso del condomino che aveva provveduto a recintarlo, in questo caso si può presumere che ci sia stato un usucapione per il possesso ultraventennale, ma è tutto da provare. Quindi la risposta è sì, si può in fare. Linea di massima è possibile, però deve dimostrare non soltanto che lo utilizzava, ma che lo utilizzava solo lui in via esclusiva con l'animus del proprietario unico e non del, in qualità di condomino. Certo, allora torniamo alla domanda precedente, quella prima della nostra telefonata. Quanto dura in carica l'amministratore? Un anno. Un anno, sì. Questo è il periodo. Sì. E poi ci sono dei rinnovi oppure? No, non è prevista la rinnovazione tacita come era prevista prima. Con la riforma ogni anno deve comunque essere nominato nuovamente l'amministratore. Certo, l'amministratore può essere revocato? Sì, può essere revocato, allora nell'arco dell'anno può essere revocato per giusta causa, il che significa per inadempimento dell'amministratore ai suoi obblighi. In questo caso è possibile revocare. Di fatto è possibile revocarlo anche senza giusta causa, però in questo caso l'amministratore ha comunque diritto a percepire il suo compenso annuale perché il recesso nel corso dell'anno non è stato supportato da una giusta causa. Quindi se noi lo nominiamo a gennaio e si prevede un compenso di 1000 euro all'anno, se anche dovessimo revocarlo a giugno senza giusta causa, noi comunque dobbiamo pagare l'intero anno all'amministratore. Questo è chiaro il concetto, c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Da dove ci chiama? Da Corigliano. Sì, qual è la domanda per l'avvocato? Allora, io vorrei sapere, siccome mio marito c'ha una casa, c'è un terreno, allora mio marito ha quattro parti e ci sono altre... C'è una casetta che è ereditaria. Sì, quindi c'è suo marito che ha la quarta parte di questo immobile e poi ci sono gli altri eredi, giusto? Ci sono gli altri eredi, però questi eredi non si sono mai viste. 50 anni, 60 anni sono passati e non li sono mai viste. E vorrei sapere se hanno diritto. Signora, questa casa voi l'avete utilizzata in questi anni? No, allora questa casa era tutto una casa vecchia, poi mio marito siccome c'erano dei travi che... E nessuno l'ha utilizzata in tutti questi anni? E c'è stato sempre mio marito che è stato sempre in questa casa. Se l'ha utilizzata suo marito, è stato sempre lui, può far valere l'usucapione e diventare il proprietario unico della casa. Spieghiamo alla signora come può fare. Sì, signora, mi sente? Sì, sì, dimmi. Allora, nel caso in cui suo marito ha la possibilità di dimostrare che da 20 anni a questa parte... Più di vent'anni. Utilizza, è identico il caso che avevamo prima spiegato, utilizza non come erede ma come proprietario unico la casa, cioè solo lui la utilizzava questa casa, non gli altri eredi. No, gli altri eredi non ci sono mai viste. Oh, allora in questo caso lui può fare una causa, sì, che si chiama causa per usucapione, che significa che può chiedere al giudice di far dichiarare che ormai la proprietà è diventata solamente sua perché possiede questa casa in via esclusiva da oltre 20 anni. Sono stato chiaro, signora? Sì, però c'è stato un erede, sì, che senza sapere noi qualcosa è andato a farsi un atto. È andato? A farsi un atto. E sì, che cosa sì, c'è sì, scritto, signora? Cioè, ha venduto questo... No, senza sapere noi qualcosa, questo signore... Ha venduto la quota sua? Cioè, questo erede... Senza sapere niente noi è andato a farsi un atto che dice che lui è ereditario di questo pezzettino di terra.
Sì, può anche darsi che ha venduto la sua quota. Io dico un principio adesso, che lo dico alla signora, ma lo dico un po' a tutti. Nell'usucapione non contano le lettere, non contano gli atti, quello che conta sono i fatti. Cioè, se io possiedo da 20 anni, anche se l'altro proprietario ha fatto un atto, si è andato a vendere la sua quota, però poi il possesso materiale non ce l'ha perché ce l'avevo io, quegli atti sono assolutamente irrilevanti e quindi comunque, anche se avesse scritto una lettera con cui avesse detto andate via dal terreno perché il terreno è mio, quella lettera non serve a niente, quello che conta è la situazione di fatto. Quindi questo atto non ha rilevanza se comunque suo marito riesce a provare che comunque possedeva questa casa da più di 20 anni. Quindi questa è la nostra indicazione, grazie per averci telefonato. Avvocato, spieghiamo anche bene perché pare insomma che ci sia... C'è stata una coincidenza perché in cui tutti i posti erano un sucapione su bene comune. Quando può essere applicato e poi lei diceva il possesso, dimostrare il possesso da 20 anni, concretamente cosa vuol dire? Che di un immobile bisogna dimostrare di aver pagato le utenze telefoniche, insomma adesso... l'acqua, la spazzatura, insomma queste cose, che significa? Allora, intanto dico che la coincidenza era che in tutti e due i casi si trattava di un usucapione su un bene comune, cioè io sono uno dei proprietari e voglio far valere l'usucapione nei confronti degli altri proprietari. L'usucapione nella normalità dei casi non è su un bene comune, ma è su un bene di Tizio che viene posseduto da Caio, quindi è un po' diversa la cosa. In ogni caso, per provare l'usucapione bisogna che in corso di causa venga fatta un'istruttoria in cui dei testimoni devono dichiarare sì, Tizio possiede il terreno di Caio da oltre 20 anni perché tutte le volte che ci sono passato l'ho incontrato. Quindi ed era attraverso la ricostruzione con testimonianze. Con testimonianze, l'usucapione proprio perché si tratta di situazioni di fatto. Sì, ci possono essere elementi presuntivi che possono essere il fatto che io pagavo le tasse. Quindi provare, però, e qui cerco di essere il più chiaro possibile e di semplificare, bisogna fare una importantissima distinzione tra il possesso e la detenzione. Il possesso si ha quando io possiedo una cosa con l'animus del proprietario, il terreno, ci sto sopra, pur non essendo mio, ci sto sopra. La detenzione è quando io uso quel terreno in forza di un contratto. Allora, ho un contratto di affitto, ma anche un semplice contratto di comodato, cioè di gratuito. Ma io in questo caso non possiedo la detenzione perché utilizzo quel terreno in forza di un titolo. La detenzione non fa mai maturare l'usucapione, invece lo fa maturare il possesso. Dico questo anche come consiglio ai proprietari di un terreno. Se voi siete proprietari di un terreno e per spirito di liberalità volete dare questo terreno in uso a una persona anche che vi sta cara, potete farlo, ma attenzione, fate un contratto di comodato. Perché quando c'è un contratto di comodato c'è una detenzione. Se non c'è il contratto di comodato incomincia a maturare il possesso e un giorno vi potreste trovare non più proprietari di quel bene. Quindi una distinzione fra la proprietà e fra il possesso e la detenzione è fondamentale per capire l'istituto dell'usucapione. Certo, quindi questa è stata una precisazione importante. Torniamo al condominio e all'amministratore di condominio. Chiudiamo il discorso che avevamo cominciato. Avevamo detto che era possibile revocare l'amministratore per giusta causa. Quali sono le procedure, avvocato? Ma è una procedura estremamente semplice, nel senso che l'assemblea e quindi conviene che tutti i soci o la maggioranza dei soci firmi questa lettera, comunica all'amministratore la revoca, tenuto conto che, e a quel punto, se si intende fare una revoca per giusta causa, è necessario andare nella raccomandata con ricevuta di ritorno ad indicare quali sono i motivi a fondamento della revoca. Fermo restando che l'amministratore può ritenere immotivata quella revoca e avanzare comunque pretesa di pagamento del proprio corrispettivo. A quel punto, se
le parti sono in posizione antitetica, l'unico che può prendere una decisione super partes è il giudice, quindi che può essere adito o dal condominio perché non intende pagare o perché addirittura vuole essere risarcito il danno che ha subito, o dall'amministratore perché intende introitare il proprio corrispettivo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Parliamone, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di controversie legate soprattutto ai condomini. La riforma ormai è in atto e prevede molte novità. Ci stavamo soffermando su quelle riguardanti l'amministratore che ha bisogno, insomma, di maggiori requisiti. Abbiamo detto prima della pausa pubblicitaria che dura in carica un anno, che può essere revocato e quali sono le procedure. Avvocato, però c'è un altro argomento che è comune a tanti condomini ed è il cruccio degli amministratori. Quali strumenti ha l'amministratore per ottenere il pagamento forzoso delle bollette condominiali? Perché, insomma, lo sappiamo, la morosità è alta, soprattutto in periodo di crisi. Beh, la procedura di recupero del credito non è particolarmente diversa rispetto all'ordinaria procedura di recupero che ha il creditore. C'è la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo subito, il che significa non dover attendere. Allora, la blocco, chiudiamo dopo la telefonata questo discorso. Pronto? 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 Abbiamo forse qualche problema sulla linea? Pronto? Pronto? Ah sì, la sentiamo. Da dove ci chiama? Chiamo da Taurianova. Sì, da Taurianova. Benvenuto. Allora, qual è la domanda per l'avvocato? Se cortesemente abbassa il televisore e ci ascolta solo per telefono, riusciamo a comunicare meglio e più velocemente. La ringrazio molto. La domanda per l'avvocato. Senta, volevo chiedere all'avvocato, quando un genitore è coniuge superstite ed ha, diciamo, il 540 secondo comma del codice civile, ed effettua la trascrizione sulla domanda di successione, se poi può acquistare la proprietà del bene. Siccome io sono nudo proprietario dell'appartamento e mio padre ha il diritto di abitazione in base al 540 del secondo comma codice civile. Sì, guai, non ho inteso. Quindi se chi è che può acquistare l'appartamento? Se diciamo chi esercita il beneficio dell'articolo 540 secondo comma, cioè in effetti mio padre, se può acquisire la proprietà essendo possessore dell'immobile. Quindi fare un atto di acquisto dell'immobile, dice? No, perché lui, diciamo è stata fatta la trascrizione dove io sono nudo proprietario e lui, diciamo, ha il diritto di abitazione, dice. Ha il diritto di abitazione. Oh, quindi se lui può acquistare la sua nuda proprietà? Certamente, se può acquistare la mia nuda proprietà. Quindi se si può fare un atto di vendita col quale lei vende la nuda proprietà a suo padre? No, dico, se casomai per uso capione o non so se c'è... No, per uso capione no, per uso capione no, perché la nuda proprietà non si usucapisce, assolutamente no. L'unica cosa, l'unico sistema perché diventi proprietario è che faccia un atto d'acquisto, che quindi il nudo proprietario venda la nuda proprietà al genitore. Ah, ho capito.
No, perché mi era venuto questo dubbio e in effetti non conoscendo le leggi... Sì, non nel caso la nuda proprietà non si usucapisce mai, proprio perché la nuda proprietà non prevede un possesso sul bene, quindi il nudo proprietario non potrebbe in nessun modo tutelare la sua nuda proprietà, quindi non c'è una possibilità di usucapire la nuda proprietà. Ma anche nel caso che lui abbia una proprietà, diciamo, esclusiva, nel senso che vengo estromesso tipo alle riparazioni straordinarie o a quant'altro, insomma. Se in questo caso può, se lui partecipa anche per quelle spese che normalmente aspetta al nudo proprietario, se in questo caso può usucapire al nudo proprietà? In questi termini? Sì, penso di sì. Sì. No, guardi, l'unica cosa è che se sostiene delle spese che dovrebbero essere sostenute dal nudo proprietario, può chiedere al nudo proprietario il rimborso di quelle spese, ma non si ha un'ipotesi di usucapione. Va bene, la ringrazio. Prego, grazie a lei per averci telefonato. Avvocato, visto che il nostro telespettatore ce ne dà la stura, vogliamo anche spiegare l'istituto, cosa vuol dire nuda proprietà? Allora, la nuda proprietà si distingue dall'usufrutto, che è la possibilità di godimento del bene da parte di chi è usufruttuario. Quindi normalmente la proprietà è piena nel momento in cui io ho il titolo di proprietà ma anche la possibilità di utilizzare quel bene. Ci sono delle ipotesi in cui queste due facoltà si possono scindere, cioè io rimango nudo proprietario, ho il titolo della proprietà, ma il godimento del bene con tutti i relativi diritti del proprietario spetta a un'altra persona che è l'usufruttuario. Facciamo un esempio più concreto, spesso si usa nelle famiglie, sì, questo istituto, perché infatti il nostro era un caso di padre e figlio, no? Questo era un diritto di abitazione, era un po' diverso, però diciamo che ad esempio un genitore che intende dare il bene a un figlio, però vuole conservarsi la possibilità finché è in vita di utilizzare il bene, dà la nuda proprietà, cede la nuda proprietà al figlio e si tiene l'usufrutto, il che significa la possibilità di godimento di quel determinato bene fin quando è in vita. Una volta che l'usufruttuario muore, la nuda proprietà si espande e diventa nuovamente piena proprietà. Quindi nel periodo in cui l'usufruttuario è in vita, il nudo proprietario ha solo un diritto formale di proprietà che comporterà la possibilità di godimento del bene solo quando l'usufruttuario non sarà più in vita o quando verrà a scadenza l'usufrutto, perché noi conosciamo l'usufrutto sempre legato alla vita, in realtà c'è anche un usufrutto a termine, però deve avere una durata non inferiore di 30 anni. Si può fare anche un usufrutto per la durata di 30 anni piuttosto che un usufrutto a vita. Allora, chiudiamo questa parentesi e invece rispondiamo, completiamo la domanda che c'era rimasta, sì, in sospeso sul pagamento forzoso delle bollette, come ottenerlo da parte dell'amministratore di condominio. Ma come dicevo, c'è la possibilità che l'amministratore ottenga dal giudice un decreto esecutivo, immediatamente esecutivo, e con questo decreto, che si chiama decreto ingiuntivo, procedere al pignoramento per cercare di poter poi vendere i beni pignorati e recuperare le somme. Il pignoramento che può andare sia dall'immobile all'interno di proprietà del condomino e per quale il condomino deve il pagamento della propria retta, oppure qualsiasi altro bene di proprietà del condomino. Il problema è che comunque, per quanto si riesca subito a fare un pignoramento, poi comunque questo bene bisogna metterlo in vendita e ci vuole il tempo necessario perché questo bene venga venduto e il relativo importo venga introitato dal condominio. Quindi comunque i tempi sono lunghi.
Quindi insomma diciamo che è proprio in ultima analisi da prendere in considerazione come ipotesi. Però intanto non c'è altro da fare, quindi bisogna muoversi presto. Perché abbiamo prima una ci telefonata, si pronto? 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 Sì, la sentiamo, ma dove ci chiama? Io ti chiamo da Cassano allo Ionio. Sì, da Cassano Ionio. Allora, qual è la domanda? La domanda è che io abito in una casa popolare da 40 anni, di cui non ho avuto mai la fortuna di avere un contratto e nemmeno hanno accettato pagamento, hanno mandato sempre documenti, abusivamente ci sono entrati io dentro. Io cosa posso fare? Possono fare lo sfratto? Possono fare qualcosa? Mi scusi, lei quindi non ha titolo ma sta dentro questa... Da 40 anni, dal 73. Da 73 che sta dentro questa casa, sì, ma sì. Lei paga qualcosa, no? Di affitto no. Non paga niente? No. Paga soltanto il condominio praticamente? Sì, condominio sì, però non c'è un condominio legale. Eh? Sì, sì. Sì, sì, c'è... Guardi, io le consiglio di lasciare la situazione di fatto così com'è, perché se lei vada a chiedere un documento adesso, lei stessa mi dice che non lo ha, nel senso che lei è entrata senza titolo, quindi andare in questo momento a ricercare della documentazione, tanto lei sta dentro, sta utilizzando l'appartamento, per cui alla fine in questo momento conviene restare in questa situazione. Mi hanno mandato una lettera che hanno voluto tutti i documenti miei e io gliel'ho fatta e gliel'ho mandata. Ah, loro le hanno chiesto una lettera? Sì, sì, le sì, hanno sì. mandato una lettera? Sì, ma, sì. Vabbè, ma dopo questa lettera non hanno detto più nulla? Ancora no. Ma guardi, lasci le cose così come stanno. Se poi eventualmente loro avanzano qualche pretesa, in base a quella loro pretesa poi si valuta un'eventuale difesa da parte sua, ma in questo momento, siccome le ipotesi potrebbero essere svariate, in questo momento quello che deve fare lei è portare avanti la situazione di fatto, perché questa situazione di fatto, tutto sommato, è quella che le dà una maggior garanzia anche in seguito. Ma valutare se una casa popolare sia usucapibile, questa sarebbe una cosa da andare a accertare. Però in questo momento lei rimanga in questa situazione, se poi dovesse arrivarle una lettera, ci richiami e poi vediamo qual è il contenuto di questa lettera. Va bene, questa è la nostra indicazione, grazie per averci telefonato. Andiamo avanti. E avvocato, l'amministratore può ordinare lavori di manutenzione straordinaria? Se si rendono assolutamente indispensabili e quindi c'è l'urgenza, possono essere eseguiti lavori straordinari anche senza una preventiva delibera da parte dell'Assemblea. Fermo restando che l'amministratore si assume una responsabilità, perché se questi lavori poi non dovessero essere urgenti e se l'Assemblea non ratifica quell'ordine di esecuzione dei lavori, poi la responsabilità è tutta a carico dell'amministratore. Allora diciamo qual è l'iter insomma, che di solito si attua per i lavori straordinari, l'assemblea Ma che decide, l'assemblea, no? Nel momento, sì, normalmente sì, nella normalità i lavori straordinari l'amministratore li deve portare all'assemblea e tra l'altro devono essere portati dei preventivi per fare una scelta consapevole sull'azienda a cui dare incarico. E quindi questa è la procedura normale, ci deve essere una delibera dell'Assemblea. Questa procedura può essere evitata esclusivamente nelle ipotesi di urgenza. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, vorrei parlare con l'avvocato. Prego. Allora, qual è la domanda? La domanda è questa qua, siccome ho dato un appartamento a mia figlia, no? E non ci ho fatto nessun contratto, loro ci stanno spendendo dei soldi. Posso andare in problema in secondo momento perché non intendo farli pagare? Posso rifarci fare il contratto? Posso rifarci il contratto di come è dato d'uso, no? Gliela do no, così ho senza contratto. Male. Gliela posso allora, dare o ci dopo scusi, la problemi? Sentiamo male. Non abbiamo capito. Può ripeterci qual è il problema? Lei cosa ha fatto? Ha dato. Ho dato un appartamentino a mia figlia. Un no? appartamento a sua figlia. Sì, ha dato un appartamento. Adesso scusi, se già mi sente?
Sì, scusi se già la interrompo, lei ha detto ho dato un appartamento nel senso che ha fatto una donazione, l'ha dato. No, non ho fatto niente, momentaneamente ce lo sto facendo. Oh, così, glielo ha dato in prestito, diciamo, così. Ha detto, va bene, va bene. Va bene. Però il problema è questo, che loro ci stanno spendendo dei soldi. Qualche cosa gliel'ho data pure io, no, un domani mi possono chiamare, oppure ci devo fare qualche contratto di come ho dato d'uso. Contratto allora, non gliel'ho fatto. Stanno facendo dei lavori a questo punto. Dei lavori in corso. No. Quindi la domanda qual è? Ci scusi che la sentiamo male. La domanda è questa qua, un domani mi possono fare qualche richiamo a dire così, se per esempio non vanno d'accordo con il marito, fanno la separazione con mia figlia, ho problema a questo appartamento. Ma i lavori chiedergli un risarcimento, ecco. Ma chi sta facendo questi lavori? Sua figlia? Mia figlia è con il marito, no? Momentaneamente. Allora, se questi lavori che vanno a fare sono lavori che creano danni, ad esempio, al condominio, lei come proprietario... No, il condominio non ce n'è. È una casa. È una casa unica? Sì. E se queste qua, per esempio, siccome non vanno troppo d'accordo... E lei, secondo lei, chi è che potrebbe chiedergli danni? Mi faccia qualcosa, qual è questa preoccupazione che ha? Qual è? La preoccupazione è questa, che un domani che loro ci vanno a abitare, no? Sì. E non è che mi possono dire che vogliono qualcosa. Vogliono i soldi che hanno investito, qualcosa, no? Perché io non è che ci faccio pagare niente, momentaneamente glielo do gratuito. Perché no. Un domani glielo regalo proprio, però al momento... Lei dice, non è che un giorno mi dicono... D'accordo con il marito. Non è che un giorno mi dicono, ho fatto delle migliorie all'appartamento, adesso me le paghi? E questo è il dubbio. Questo. Questo dico, siccome io di pagare non ci faccio pagare niente. Ma, guarda, guardi. Intendo darcelo dopo. Guardi. Mi conviene farci un contratto come ho dato d'uso, oppure... Ecco, bravo. Allora, quello che volevo dire io è... Lei, che è quello che abbiamo detto in precedenza, conviene sempre che facciate un contratto di comodato d'uso. In questo contratto di comodato inserite anche una clausola in cui dite che eventuali che la sua figlia, che è la comodataria, non avrà diritto ad alcuna forma di rimborso per eventuali spese sostenute anche per migliorie o per modifiche di qualsiasi tipo. Quindi perché questa clausola... Non vorrei che se per esempio fra un anno si lasciano con il marito, dopo il marito mi viene a chiedere i soldi a me. E io ho capito, guardi, conviene che faccia questo contratto di comodato che viene firmato sia da sua figlia sia dal marito in cui lei gli dà in prestito questo, gli dà in comodato questo bene e inserisce questa clausola. Lei può anche inserire che non devono fare nessuna modifica senza sua autorizzazione scritta, o può inserire che possono fare delle modifiche salvo il fatto che lei ha diritto di tenersi queste modifiche senza dover riconoscere alcuna indennità per migliorie ai comodatari. Buona parte adesso momentaneamente come ho capito, lo deve fare sto contratto di comodato. Per quanto riguarda il materiale, io l'ho dato già io. Guardi, lo deve fare sto contratto di comodato, per mille motivi lo deve fare, non può lasciare le cose così. Insomma, a sua tutela, va bene? Questa è la nostra indicazione. E ci mette anche questa clausola. Ma non è a dire che per esempio se fra un anno si lasciano, oppure per esempio hanno dato un momento il marito può prendere la casa. Faccia questo. Vabbè, ormai quello che ha fatto è fatto, non ci pensi ormai quello che hanno fatto bene. Faccia questo contratto adesso. E nel contratto scriva che non hanno diritto all'indennizzo anche per lavori fatti prima del contratto di comodato. Grazie per averci telefonato. Perché al momento loro non ci abitano, ci devono andare ad abitare. Però al momento non c'è. Però stanno già facendo lavori, quindi, sì, lo faccia sto contratto. Lo posso fare dal commercialista questo... Cosa? Lo posso fare questo contratto? Guarda, se lei ha un commercialista un legale di fiducia, lo può fare, oppure va su internet, trova un contratto di comodato, poi magari eventualmente ce ne spedisca qua una copia e poi lo vediamo. Ma il consulente lo può fare casualmente? Se c'è un consulente lo può fare, è una cosa semplice, sì. Gli dica di scrivere che rinunciano a pretese anche per lavori fatti prima del comodato.
in modo che si mette al sicuro. Grazie per aver in modo che mi posso mettere al sicuro, che non domani certo, si deve mettere al sicuro, grazie. Grazie, avvocato, allora il contratto di comodato d'uso, sì, a chi conviene e chi tutela, visto che è venuto fuori, diamo anche una indicazione di carattere generale. Ma tutto sommato il contratto di comodato può tutelare tutte e due le parti. Certo, infatti. Perché tra le altre cose esistono due diversi tipi di contratto. Il contratto di comodato precario, che è il contratto di comodato in cui il comodante può in qualsiasi momento chiedere al comodatario il rilascio del bene. Allora, in questo caso, un contratto di comodato precario, il comodatario ha una tutela estremamente relativa. Ma poi c'è il contratto di comodato a termine. Se ad esempio viene fatto un contratto di comodato per 3 anni, il comodatario ha una tutela, perché sa che comunque può utilizzare gratuitamente quel bene per 3 anni. Quindi se dopo 2 mesi il comodante dice no, restituiscimelo, lui può far valere il contratto di comodato e dire no, io a questo punto ho diritto di avere l'immobile per 3 anni, perché ecco, abbiamo visto il caso di questo padre di famiglia, però teniamo conto che ci sono dei casi in cui un genitore può dare ai figli un bene, un appartamento per andarci a vivere, i figli se lo sistemano, comprano i mobili, dopo 2 o 3 mesi ci sono degli screzi, il genitore dice no, devi andare via, e quelli intanto hanno comprato la cucina a misura, hanno fatto dei lavori e tutto il resto rischiano di rimanere senza, certo, casa. E come quindi diceva il contratto lei, di comodato tutela tutte e due le parti. Molte volte l'affetto in famiglia, insomma, non si pensa a questi strumenti, perché comunque il contratto di comodato, essendo fatto gratuitamente, è quasi sempre fatto in famiglia. Perché... Certo, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Non abbiamo problemi forse sulla linea, pronto? Pronto? Ah sì, la sentiamo, da dove ci chiama signora? Salve, io ho telefono da Rende. Sì, qual è la domanda per l'avvocato? Allora, io volevo fare una domanda all'avvocato, sì. Volevo dire, quando le cause vanno a sentenza, nello specifico, siccome ho avuto un incidente stradale, dopo 10 anni finalmente questa causa è andata a sentenza, quanto tempo passa dalla liquidazione, dal risarcimento del... Guardi, il primo grado è comunque una sentenza esecutiva, quindi è immediatamente esecutiva, lei può pretendere il pagamento già dal momento in cui c'è la sentenza, è entro 10 giorni dal precetto, cioè dall'atto col quale viene intimato il pagamento, chi è l'assicurazione che deve pagare? Sì, è l'assicurazione, abbiamo fatto causa perché c'è stato un triplice tamponamento, quindi... L'assicurazione deve pagare immediatamente, poi magari farà appello e chiederà la sospensiva per non pagare, e poi se il giudice di appello gli concede la sospensiva, a quel punto non pagano. Però... No, ma sono passati 10 anni, quindi adesso tra... Ma dopo 10 anni? No, la sentenza si è avuta adesso. Adesso sì, si è andata a sentenza. No, però loro possono chiedere la sospensiva della sentenza in appello. Ah. Però se non la ottengono, ma la sospensiva in questi casi la si ottiene nel 10-15% dei casi, quindi è un'ipotesi remota. Quindi, sì, stando così le cose, lei ha diritto di avere subito questi soldi. Ho capito. Quindi no, non è vero che devono passare 60 giorni... più 20 dalla deposizione. No, guardi, 60 giorni più 20, forse allora non c'è stata la sentenza, forse c'è stato la precisazione delle conclusioni. Ah, forse questo. Ah, non è una sentenza, c'è stata ancora un'udienza, quindi ancora non lo sa se lei ha ottenuto una sentenza favorevole o meno. C'è stata solo l'udienza di precisazione delle conclusioni, è tutto da vedere ancora. Quindi 60 più 20 non 60 più 20 perché sono i termini per depositare le memorie, sì. Ah, quindi ancora ci vuole. Ancora ci vuole, ancora non lo sa come andranno le cose, insomma. No, ho capito. Va bene, la ringrazio. Grazie per averci telefonato, insomma, i tempi lunghi della sì, questa è l'udienza di 10 anni, veramente. È un'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi potrebbe anche il giudice non riconoscere il diritto di pagamento, quindi purtroppo è vero che a volte i tempi della giustizia sono estremamente lunghi. Su questo ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. We'll be right back.
terza e ultima parte di Parliamone, ve lo ribadisco, ci stiamo occupando di questioni che riguardano i condomini, ma dobbiamo dire, Avvocato Lenti, non solo. Oggi abbiamo, no? spaziato molto, abbiamo parlato anche di alcuni istituti quali l'uso capione, poi l'usufrutto, anche nuda proprietà. L'usufrutto, insomma la nuda proprietà, abbiamo spaziato molto, anche grazie al vostro contributo e alle telefonate. Anzi, vi invito, visto che c'è l'ultima parte della trasmissione, qualora vogliate ancora chiedere dei suggerimenti e dei consigli all'Avvocato Lenti. Torniamo alle vicende condominiali. Avvocato, quali sono i poteri di rappresentanza dell'amministratore e cosa significa? Ma i poteri di rappresentanza significa che, come ogni rappresentante legale di un'associazione, ha il potere di vincolare il condominio per ogni atto, e quindi non è diverso dai poteri di rappresentanza che ha ad esempio l'amministratore di una società. Ogni atto che compie il condominio deve essere compiuto con la firma dell'amministratore, il quale firma in nome e per conto del condominio. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, buonasera, mi chiamo Pietro. Sì. Volevo chiedere all'avvocato, prego. Volevo fare all'avvocato un quesito. Sì. Io ho comprato un appartamento in mansarda dove c'era una finestra. Vorrei trasformarla in balcone, anche perché ci sono i presupposti, cioè il balcone è esistente, solamente che è coperto. Vorrei trasformare questa finestra in balcone. È possibile oppure mi devono dare l'ok tutti i condomini? No, si ha necessità di avere l'autorizzazione da parte dei condomini per poterla trasformare, perché comunque è sicuramente una modifica nella facciata e che quindi può anche andare a pregiudicare il decoro architettonico. E tenga conto, tra l'altro, è una finestra o un punto luce? No, questa è una finestra. Una finestra che si apre normalmente. Sì, perfetto. Quindi lei comunque ha la possibilità di affacciarsi già da questa finestra. Sì. E comunque la modifica richiede, io le consiglio di chiedere l'assenso da parte dell'assemblea. Ma deve essere all'unanimità oppure a maggioranza? No, con la maggioranza. Bisogna dei due terzi oppure... Sì, è la maggioranza ordinaria dell'assemblea è sufficiente per che lei sia autorizzata a questa, a meno che poi qualcuno non faccia invece valere un suo diritto come proprietà esclusiva, però nel caso specifico non mi sembra che ci sia l'ipotesi. Ecco perché le dicevo se ci si può affacciare, perché comunque... E lei affacciandosi anche nei confronti di chi è sotto, lei comunque ha la possibilità di vedere ad esempio coloro che sono all'appartamento di sotto, e quindi c'è un diritto di affaccio. Normalmente se la finestra è chiusa non può avere questo diritto di affaccio, perché andrebbe a pregiudicare anche i diritti di chi ha la proprietà esclusiva. Ma se comunque un diritto di affaccio c'ha e vuole fare un balcone, il problema è più che altro condominiale. Ho capito. Allora con la maggioranza del condominio posso iniziare? Sì, con la maggioranza del condominio può comunque effettuare i lavori. Okay. Presento il regolare progetto al comune? Sì, certo, quello. Poi dal punto di vista urbanistico io adesso non sarei in grado di dirle esattamente come stanno le cose. Sicuramente, essendo un balcone, ritengo che comunque non c'è un aumento di volumetria, quindi dovrebbe bastare una dia. Però su questo, guardi, non lo so di certo. Comunque c'è un fatto che interviene anche dal punto di vista strutturale sulla facciata, perché comunque ci sono dei pesi da dover sostenere, quindi sicuramente avrà bisogno dell'autorizzazione del condominio. Perfetto. Grazie per averci telefonato, buona serata. Avvocato, nel condominio a volte c'è bisogno di una figura che è quella del curatore speciale. Quali obblighi ha e perché si ricorre al curatore speciale del condominio? Ma guardi, francamente... Allora, abbiamo una telefonata, mi risponderà subito dopo. Pronto? Pronto, sì. Sì, da dove ci chiama, signora? Da Cosenza. Sì, prego, qual è la domanda per l'avvocato? Allora, io volevo
chiedere un attimo che abbasso un po' la televisione. Sì, che altrimenti diventa difficile comunicare. Grazie per aver intuito subito che cosa le volevo dire. Allora, senta, prego. Io volevo subito chiedere all'avvocato un quesito un po' fuori del normale, diciamo. In seguito ad un'eredità... In seguito ad una eredità, giusto, sì, signora? Sì, sì. Prego. Ma come mai? Io sento ancora la... Sì, deve abbassare il televisore e ascoltarci solo per telefono, altrimenti non riusciamo a comunicare perché con il digitale arriva allora in ritardo al televisore. Quindi lei chiaramente resta un po' confusa, sente tante parole insieme. E non va bene, adesso sento... In tempi diversi, adesso sente solo noi la diretta televisiva? Sì, 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 sì. Al allora telefono. Vi prego, dico allora. Subito all'avvocato. Okay? L'eredità, prego. In seguito ad una eredità, due eredi dividono la proprietà. Uno dei due non è soddisfatto di tale divisione, fatta sempre da alcuni tecnici, adducendo il fatto che alcune particelle le sono state attribuite meno metri quadri, eccetera, eccetera. Cioè, non sono esatte. E si rivolge al giudice di pace per avere un picchettamento nuovo sul posto. Ebbene, il giudice di pace nomina un CTO. E sì, questo, e quando questo emana una nuova divisione, e questo emana nuovamente una nuova divisione che deve essere accettata perché ed è stata accettata. Ebbene, alla conservatoria non hanno accettato tale sentenza, poiché non era compito del giudice di pace ma del tribunale. E quello che stavo dicendo io, come mai il giudice di pace? Cioè non è il tribunale che emette una sentenza di questo tipo per le divisioni, non il giudice di pace. Beh, allora le dico anche questo, che il nostro avvocato glielo faceva presente più volte al giudice di pace. Vede che questo non è il suo compito, quello continuava fin quanto non è arrivato ad emettere la sentenza. Ora, qualcuno l'ha appellata questa sentenza? No. Quindi è passata in giudicato? È passata in giudicata. Naturalmente con questa sentenza ci si è rivolti al catasto e alla conservatoria e la conservatoria non l'ha accettata dicendo che non è. Che dobbiamo fare noi a questo giudice di pace? Guardi, questo è un caso stranissimo. Ecco. Perché comunque l'anomalia è anche che comunque chi a suo tempo aveva fatto una eccezione di incompetenza funzionale poi non ha fatto l'appello, andava fatto l'appello. Ed è estremamente complicato dare un... probabilmente converrebbe, se qualcuno ha interesse ad avere questa divisione, rifare una nuova causa al tribunale chiedendo una sentenza che a sua volta ridivida il terreno. O se le parti sono d'accordo a questo punto, si può andare dal notaio, si fa la divisione e si va a trascrivere questa divisione davanti al notaio. Questa è la strada più breve, lei dice. Però devono essere d'accordo le due parti. Se le due parti sono d'accordo possono andare da un notaio. No, il bello so qual è, avvocato. Che chi si è rivolto al giudice di pace dicendo che le particelle che gli erano state assegnate da una sentenza, avvenuta prima, a un certo punto, adesso il CTU del giudice di pace è riuscito a farla con tale precisione che lui che si lamentava è andato di meno, diciamo, come quote, capito? Non so se l'idea. Ma le parti sono d'accordo su questo tipo di divisione? Ma quello l'ha accettato e basta l'altro.
Vabbè, ma se adesso sono d'accordo così come è diviso, possono andare dal notaio e fare la divisione in quei termini. Senza ricorrere di nuovo al tribunale. E se altrimenti c'è un problema sempre che non riescono più a trascrivere. Quindi la divisione. Questa è un'indicazione pratica quella che le sì, o rifanno una causa davanti al tribunale oppure vanno dal notaio e vanno a fare un atto di divisione. Altrimenti se non si può trascrivere sarà sempre un problema, non tanto adesso. È un problema un giorno come fai a vendere la tua Bravo, quota, ecco, è proprio diventa, così. Diventa un problema enorme, quindi o si rifà la causa davanti al tribunale oppure si va da un notaio e si fa un atto di divisione convenzionale. Quindi queste sono le nostre indicazioni, vedete sì, insomma quale poter scegliere qual è la migliore stranissima adatta al vostro caso. Stranissimo questo caso, ha fatto bene a sottoporcelo. Signora, se non ci sono altre domande noi la salutiamo. Grazie, grazie. Grazie a lei per averci telefonato. Allora, avvocato, parlavamo del curatore speciale. Sì, guardi, il curatore speciale che è una figura anche questa prevista dalla riforma ha dei compiti residuali e diciamo difficile anche che si verifichi un'ipotesi in cui interviene il curatore speciale, sono quei casi in cui comunque per una situazione di incompatibilità l'amministratore non può gestire e quindi può intervenire un curatore speciale, però diciamo che sono casi estremamente residuali che è estremamente difficile. Io non, invece non... quando va convocata un'assemblea straordinaria, ma lo diremo subito dopo la telefonata. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto? Sì. Da dove ci chiama? Da Soverato. Sì, da Soverato. Qual è la domanda per l'avvocato? La domanda per l'avvocato è che io assieme ad altri comproprietari di un appezzamento di terreno abbiamo fatto una scrittura privata 13 sì. anni fa. Ci abbassa il televisore per favore e ci ascolta sì, subito, solo per subito. Telefono così comunichiamo meglio. Ecco. Ecco, perfetto, prego. 13 anni fa sì. Io ho un appezzamento di terra, un piccolo, 1000 metri diciamo. Sì. Assieme ad altre 4 persone per poter raggiungere 10.000 metri. Ci siamo messi d'accordo e abbiamo dato a una ditta privata, abbiamo fatto una scrittura privata con una ditta di costruzione, perché il terreno è edificabile, sì. che volevano edificare sì. qualcosa, non so. E 13 anni fa, ancora tutt'oggi, non si è saputo E voi niente. Gli avete dato il possesso? Come? Il possesso gliel'avete dato di questo terreno? Sì, noi abbiamo possesso, niente, ancora loro non sono nemmeno venuti a mettere un paletto, una cosa, niente, né dato un soldo, niente, niente. E praticamente volevo sapere se questo contratto, questa scrittura privata, diciamo, si potrebbe tenere nulla. Guardi, ma noi potremmo venderlo ad altre... Senta un po', io le faccio delle domande specifiche, sì. vediamo se mi segue. Era un contratto in cui voi vendavate sto terreno subito o era una promessa di venderla dopo un po' di tempo? No, subito, da subito. Quindi era un atto di vendita a tutti gli effetti? No, è una scrittura privata, non era un atto di vendita. Era una scrittura privata di vendita? Sì. Oh, quindi no, voi non è che dicevate prometto di venderti, vendo, in questo momento ti sto vendendo questo terreno? Sì. Oh. E il pagamento com'era previsto? Il pagamento era previsto in 3 tranche. Oh, sono scadute queste 3 tranche? Sono scadute perché il terreno è da 10 anni che cioè, l'abbiamo fatto questo. Ma non è che era previsto che il pagamento avveniva a condizione che si verificava quella cosa o quell'altra, no? No, no. Dovevano pagarvi, entro un anno mi dovevano dare la prima tranche. Ecco, sì. E non no, hanno, e al, non... momento, al momento della posa della prima pietra, diciamo, sì. è la prima tranche. Poi successivamente, e dopo 6 mesi, e l'altro non... dopo un anno. E non vanno mai pagato? Mai una lira. Allora, stando così le cose, voi potete risolvere il contratto, ma dovete fare una causa, dovete risolvere il contratto per inadempimento, oppure dovete chiedere al giudice che condanni questa società a pagarvi queste somme. Potete scegliere l'una e l'altra cosa. Ma noi adesso, mi scusi,
Vorremmo se si potrebbe tenere nullo questo contratto. No, nullo, si può risolvere il contratto. Cioè dovete andare dal giudice e dichiarare che il contratto non c'è più perché non vi hanno pagato. Però non è un'ipotesi di nullità, di risoluzione, è una cosa tecnica. Che poi potete fare in modo che questo contratto non abbia più i suoi effetti, però dovete rivolgervi a un giudice. Ah, ho capito. Praticamente se non andiamo a un giudice, loro hanno diritto a tenersi così pure 50 anni. Se non vanno anni. Da un giudice, un giorno possono sempre dire questo terreno è nostro perché ce l'avete venduto. Ma non ho venduto niente perché non abbiamo avuto soldi, non siamo mai andati a un giudice. Cioè, da un notaio. Dal notaio non è importante, si può vendere anche per scrittura privata un terreno. Ah. Il notaio è solo per farlo valere nei confronti dei terzi. Se voi avete scritto vendo questo terreno è venduto, anche se non siete andati al notaio. Se invece avete scritto prometto di vendere un'altra cosa. Sì, prometto di vendere. Allora no, venduto. Bisogna vedere questo contratto. Bisogna vedere questo contratto perché comunque ci sono le due ipotesi. Se voi avete scritto che l'avevate insomma già venduto, dovete andare dal giudice. La vendita allora bisogna fare riscontro. Prometto di vendere invece è diverso. Allora, cosa possono fare se c'è scritto prometto di vendere, avvocato? Ma se prometto di vendere non, saranno loro eventualmente che hanno problemi. È come se quel contratto in questo momento non li vincolasse in nessun modo. È nullo, insomma, se c'è scritto non è nullo, però poi se un giorno questi fanno vedere valere un preliminare, io dico è passato, ti eccepisco la prescrizione, non hai fatto valere il tuo diritto nei termini previsti. Se l'hanno venduto è diverso, però bisogna leggere il contratto per capire. Certo, allora andate a verificare se è scritto venduto, dovete andare dal giudice. Queste sono le nostre indicazioni. Ci sono altre domande? No, è questo. Se potevamo vendere questo terreno ad altre ditte costruttrici. È il rischio che quell'altra che c'ha questo atto vi può fare causa. Ah. Quindi questo contratto andrebbe visto. Solo un giudice allora può... Bisognerebbe vedere di preciso che c'è scritto su questo contratto. Deve andare da un avvocato per chiedere consiglio. Perché l'avvocato deve leggere esattamente il contratto e le può dire esattamente come comportarsi. Ho capito. Grazie per averci telefonato. La ringrazio io. Grazie tanto, grazie. Perché grazie. Purtroppo noi diamo delle indicazioni, però prima di muovervi bisogna vedere quello che c'è scritto sulle carte, perché un termine potrebbe cambiare tutta la situazione. Sì. Quindi è importante avere i documenti e leggere quello che c'è scritto. Grazie per averci telefonato. Grazie a lei. Preciso una cosa al riguardo, che è una cosa che è utile a tutti. Quando dico una cosa è prometto di vendere, un'altra vendere, perché un prometto di vendere è un preliminare, cioè io non sto ancora trasferendo la mia proprietà. Ti prometto che se tu mi dai i soldi io ti trasferirò quel bene. Quando io ti dico vendo la proprietà è già passata a quell'altro. Uno dice sì, ma normalmente la proprietà passa con un atto notarile. Non è così, perché la proprietà passa anche con una semplice scrittura privata. Non la si può far valere questo trasferimento di proprietà nei confronti dei terzi. Quindi si va dal notaio perché quel trasferimento di proprietà possa essere fatto valere nei confronti di tutto il resto dei terzi e della collettività. Ma fra due persone, se io scrivo ti cedo la proprietà è passata. Ecco perché bisogna fare estrema attenzione. Quello che diceva il signore, ma e noi abbiamo fatto una scrittura privata? No, se non siamo stati al notaio. Purtroppo fra le parti questa questione non ha rilevanza. Certo, precisiamo, avvocato, quando è utile invece utilizzare la scrittura privata? La scrittura privata va fatta per un preliminare. Sì. E anche comunque quando si fa un preliminare assolutamente ci deve essere l'assistenza di un tecnico, che può essere un avvocato, che può essere un notaio, che può essere un commercialista, perché una clausola può completamente cambiare le sorti del rapporto e del contratto. Ok, precisazione fondamentale, perché si usa spesso. Allora, che abbiamo in linea? Abbiamo un'altra telefonata, buonasera. Buonasera, pronto? Da dove ci chiama? Da Catanzaro. Prego, qual è la domanda? Allora, io volevo fare la domanda all'avvocato. Sì. Siccome tantissimi anni fa mio padre aveva un appezzamento di terreno in comunione di bene con mia madre. Sì. L'ha venduto di nascosto. Io prima, agli 10 anni... La sua quota ha venduto? No, ha venduto tutto. Cioè, ha venduto tutto.
perché mia mamma se ne è accorta quando è arrivato l'aumento valore. Siccome ero un tipino un po' così, non abbiamo fatto niente, però a distanza di anni io sono andata da un legale. Sì. Questo legale però non ha fatto niente. Sì. Siccome mio padre ha degli altri appezzamenti di terreno, sì, questa signora qua che era la nipote, con altri tre figli, adesso ci hanno messo in causa da parecchi anni che vogliono la rimanenza del terreno dove... cioè il terreno che era solo di mio padre e di mia madre, perché la mamma era tutta una, però i padri erano diversi. Mm. Allora, come potrei fare prima per il primo caso di quel pezzo di terreno che ha venduto senza il consenso di mamma per impugnarlo? Ma guardi, mi sembra strano che un notaio abbia venduto l'intera quota nel momento in cui risultava che suo padre era sposato in comunione dei beni. Sì, l'ha venduto, e l'ha venduto la Gemini, la notaia. Quanto Gemini. Tempo è passato? E mo sono passati più di 20 anni, è stato l'84. Più di? 20 anni. 20 anni ho passato a maggio, però io avevo dato le pratiche 10 anni fa a un avvocato. Però... E questo signore non ha fatto niente. Però è passato troppo tempo, non può fare più nulla, signora. Ma non si può impugnare perché papà non poteva vendere. Il problema è che chi ha acquistato con un titolo astrattamente idoneo perché è un atto notarile, sono passati più di 10 anni, perché c'è l'usucapione, quando c'è l'atto notarile di 10 anni, neppure di 20, né può chiedere il risarcimento del danno al notaio perché è passato anche il termine per il risarcimento. Se sono passati più di 20 anni, signora, non può fare più niente. 20 anni sono passati, ma io quando ho presentato un legale... Ma il legale, se il legale non si è mosso, lei può fare, può chiedere, avanzare le sue pretese nei confronti dell'avvocato, ammesso che lei l'abbia dato in carico e lui non... Sì, sì, non, perché non adesso le pratiche ce l'ha un altro legale. Questo allora è un problema con l'avvocato. Ma che... non è che l'ha venduto, risulta che ha venduto un appezzamento di terreno al Lido per 2.000 euro, quando non è vero, perché... 2 milioni non risulta da nessuna parte. Ma c'è un atto notarile di vendita di tutta questa particella? Sì. C'è l'atto notarile, però non risulta da nessuna parte che gliel'abbiano pagata, né in contanti né in... Ma l'atto di vendita c'è? L'atto di vendita c'è. E sono passati 20 anni. Adesso 20 anni sono passati. Cioè, e io non sono... può più fare niente, signora. Io sono andata però prima dei 20 anni, già gli ho mandato la lettera. Ho capito, ma lei può rivolgersi, cioè può... pretendere, avanzare le sue pretese risarcitore nei confronti dell'avvocato, sempre ammesso, ripeto, che l'avvocato ha avuto un incarico e non l'ha portato avanti. Sì, ce l'ha perché gliel'ho data. Però per quanto riguarda l'atto di vendita non può fare più niente. L'atto di vendita, perché questa signora, mi scusi, questa signora adesso che sarebbe la nipote, figlia di mia madre, pretende altri appezzamenti di terreno adesso. Beh, questa è un'altra questione, poi bisogna vedere per questa pretesa. Questa è una questione diversa. Per quanto riguarda quello che è stato venduto a suo tempo da suo padre pur in comunione dei beni, se è stato fatto questo atto da più di 20 anni non può fare più niente. Per le nuove pretese... Ma ci sono 20 anni o 10 anni, avvocato? Cosa? Il termine. Guardi, in questa ipotesi c'è un'ipotesi di usucapione decennale perché c'è un titolo astrattamente idoneo, ma addirittura in questo caso sono passati 20 anni. Ma io l'ho fatto prima dei 20 anni, adesso con un altro legale pure, ha capito? Ma a chi ha fatto? Ha fatto una causa? No, ho fatto una lettera di una bomba. Lettera non serve a niente, signore, ci vuole una causa, una lettera non interrompe l'usucapione. Ci dispiace, insomma, è difficile da accettare, sì. Lo capiamo, purtroppo la legge è abbastanza rigida. No, perché la signora questo. Continua a intestarsi a appezzamenti di terreno. E invece su quest'altro punto... Su qual è l'altra questione, mi dica, signora? Perché questa signora, sempre qua al Lido, c'è la parte dei miei fratelli e di mia mamma, lei si è fatto intestare sia appezzamento di terreno senza... avvertire a noi, perché noi abbiamo il usufrutto di mamma, e questo è stato 4-5 anni fa. Voi avete? L'usufrutto. L'usufrutto. Vabbè, ma lei ha comprato la nuda proprietà, non l'usufrutto. No, allora, mia mamma era vedova. Sì. Ha capito? E il marito aveva questo appezzamento di terreno. Gli altri miei fratelli gliel'hanno dato, però nella parte c'eravamo anche noi altri. Sì. Lei se l'è intestata senza avvertirci. E questo è stato 3-4 anni fa.
No, ma ecco, è più complessa. È molto complesso. È complessa la cosa. Bisogna vedere la cosa, sennò così non ne usciamo fuori, perché lei mi parla delle cose che però poi giustamente con l'approssimazione di chi non è un tecnico e non conosce esattamente come ci si muove in queste situazioni. Quindi bisognerebbe vedere le carte per dare una risposta più specifica. E in questo caso ci sono troppe cose è una situazione complessa, da vedere. Quindi non so, noi la invitiamo, eventualmente vuole un consiglio dall'avvocato Lenti, telefona al nostro centralino, le diamo il numero, però ha bisogno di vedere le carte, insomma. Ok, la grazie per averci telefonato. Grazie a lei, gentilissima, arrivederci. Allora, noi purtroppo il tempo a disposizione l'abbiamo terminato, avvocato, sì. Dobbiamo rinvitarla perché sono rimasti degli argomenti in sospeso. Volentieri. Grazie per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, ad Amedeo Scarpelli in regia, vi auguriamo un buon proseguimento. Buon pomeriggio.